Benvenuti, siamo con Massimo Cialente, Giorgio De Matteis. Uno di questi due a fianco a me governerà la città dell'Aquila per i prossimi 5 anni. La consiliatura forse più importante degli oltre 750 anni di storia dell'Aquila. Si sfideranno tra 15 giorni a un ballottaggio che sarà serratissimo, dopo un primo turno che è stato molto serrato al termine di una campagna elettorale, a sua volta molto serrata, vista anche la situazione. Dormito bene tutti e due? No, perché abbiamo fatto tardi per vedere prima i risultati comunali, poi chiaramente la curiosità di vedere le prime pagine dei giornali sulle televisioni, Quindi per non si è cui ho dormito. dormito De pochissimo. Matteis? No. Niente. Alle 5:30 ero a casa, alle 7:30 la prima telefonata, quindi non c'è stato neanche il tempo, perché poi uno rientra, si rilassa un momento, guarda le televisioni, quindi Se ne vabbè. parlerà il 21 maggio di No, 22. speriamo prima, insomma, Speriamo qualche prima. ora di sonno prima, spero, Sì, insomma, per non arrivarci. stasera stessa. Cioè, sarebbe importante prima del 21. Allora, Cialente, chi ha vinto e chi ha perso questo primo turno? Io penso di aver vinto, sono contento, ho preso un risultato a mio avviso importante, caratterizzato dal fatto che prendo 2.500 voti più delle Benissimo. liste, e quindi sono contento. Ritengo che ci sia stato da parte, nell'ambito del centrodestra, una sconfitta complessivamente pesante, perché sommando i voti di Giorgio, e fra l'altro perde 750 voti rispetto alle sue Cavolo. liste e alla sua coalizione. Comunque, sommando tutti i voti, diciamo così, del centrodestra più liste civiche e così via, si arriva appena al 38%. Quindi credo che questo sia il dato Servito. politico. Poi c'è il dato politico, chiaramente, del crollo del PDL nella nostra città. Certo. È lei il colpevole del crollo del PDL? Beh, io direi che più che altro sono colpevole del crollo di Cialente, perché mi pare che dal 53% del 2007 al 40% di quest'anno, insomma, sia un meno 13, una temperatura polare, direi, dal punto di vista politico, un meno 13 che è molto indicativo, la presenza di liste civiche. Sottolineo un piccolo dettaglio che sfugge: la sommatoria delle liste del sottoscritto insieme a quelle, ad esempio, del PDL fa esattamente il 40% delle liste. Poi c'è stato questo voto disgiunto interessante da parte di una coda del centrodestra, ma credo sia interessante, come dicevo poco fa in altra circostanza, poi rendere noto il perché e il per come nei prossimi giorni. Interessanti molte cose che sono accadute in questa città, che è giusto che i cittadini sappiano, e che hanno determinato delle scelte assolutamente incongruenti e che saranno rese note e permetteranno ai cittadini di capire bene come si raggiungono certi obiettivi. Poi, insomma, Ma al PDL c'erano. Aquilano piace Cialente? Ma non lo so, credo che ci sia qualche candidato, magari che gli è sfuggita qualche Una dettaglio che croce gli è poteva. Non so, sfuggita forse qualche all'altro lato. Lei che croce. ne pensa? Vedremo magari. Vedremo nei No, prossimi io giorni. questa buttata del meno 13, nel 2007 era con me l'Italia dei Valori, che credo abbia fatto il 6 e qualcosa. Sì, 32. E poi chiaramente tutto ciò che è la lista di Di Cesare era una lista fortemente Di caratterizzata a centrosinistra. sinistra, che era anche quella parte dell'elettorato. Se lei fa la somma dei miei voti con quelli di Cesare e dell'Italia dei Valori, ritorniamo al 52-53%. Perché Quindi, non avete polarizzato tutti questi voti da subito, allora? perché in questo momento c'è questa, oggettivamente vi è stata una frammentazione nella città. Io ricordo che questa città è stata occupata per 3 anni, 2 anni di gestione commissariale, hanno creato difficoltà, problemi, per cui è normale che siano uscite fuori delle situazioni di alcune liste civiche, movimenti civici, di grande Nati protesta dai come comitati. quella di, sì, come quella di Cesare, o che esprimevano comunque un disagio che io trovo che in una situazione come la nostra sia più che giustificabile in alcune liste civiche pure, come quella di Vittorini. Italia Valori ha fatto questa scelta, lei ricorderà, 2 mesi dalla Certo. fine della legislatura, ha provato a decidere correre da solo. Credo che non sia stata premiata Ma Italia dei Valori su è più Angelo questo. Mancini o più il partito che ce l'ha con Cialente? Ma no, credo sia stata una scommessa probabilmente di pensare di poter forse interpretare in parte, tentare di interpretare questa situazione di difficoltà, forse
da parte dell'Italia Valori, senza considerare che invece, diciamo, questo spazio di malessere, di protesta e di contestazione, interpretata in particolare da Di Cesare, era già uno spazio occupato. Credo che sia stato un errore di valutazione. Mi spiace perché si è buttata a mare un'esperienza, relativamente a mare, un'esperienza di governo che secondo me, soprattutto negli ultimi tempi, stava funzionando bene. Angelo Mancini ha detto: parleremo per, in ottica ballottaggio, chiaramente vedremo. L'obiettivo comunque è quello di non far governare Cialente. Sembra un po' come quando nel centro-sinistra nazionale si allevano tutti per non far governare Berlusconi. C'è qualche ponte, c'è qualche possibilità di apertura a questo? Beh, questa mi pare che alleanza sia, che avrebbe clamoroso, insomma, con lei. Ma mi pare che sia già una risposta, perché rimanere all'interno, insomma, a parte il fatto che meno 13 punti se sono una butade, insomma. Ma quello che invece emerge, proprio perché si sono create condizioni del tutto particolari in un governo della città evidentemente non adeguato, che c'è stato il seme per la nascita di queste liste, perché altrimenti è paradossale che un sindaco uscente, per di più, che ha operato all'interno di una situazione complessa come questa e che ha gestito il potere in questa città per almeno gli ultimi 3 anni in una maniera quasi totalitaria, altro che commissariamenti, ma poi magari lo dettaglieremo meglio, ma al di là di questo, voglio dire, nel momento in cui si crea questa situazione, è chiaro che evidentemente il non convergere più su qualcosa che non si condivide porta a delle scelte diverse, che non sono il frutto di scelte di partito, perché qui si continua a ragionare su schemi e meccanismi ormai superati dal tempo, peraltro le ultime ore hanno testimoniato già in Italia come certe situazioni siano ampiamente superate, le appartenenze, le casacche, le coalizioni, gli schemi. In questa città si sono create condizioni assolutamente diverse. Quando noi abbiamo pensato all'Aquila città aperta, abbiamo pensato ad una cosa che fosse diversa. Il famoso minestrone. Sì, il famoso minestrone che a qualcuno dà fastidio, ma proprio perché ha permesso la partecipazione di molti e non limita oggi la partecipazione di tanti altri. Perché noi non abbiamo creato il centrodestra, il centrosinistra, il centro. Noi abbiamo dato agli aquilani la possibilità di fare scelte diverse, non inquadrate, quindi responsabili, e questo evidentemente è stato anche il frutto di un segnale che veniva dalla città. E Mancini non se n'è andato perché così doveva dimostrare di essere il più bravo, il più bello, o Vittorini o Di Cesare. Ci sono state scelte molto meditate, secondo me responsabilmente meditate, che hanno portato a fare scelte diverse, altrimenti oggi sarebbe stato quasi, come dire, spontanea l'adesione a un sindaco uscente che, se avesse dato quelle risposte che la città si aspettava, probabilmente oggi avrebbe stravinto, ciò che non è accaduto. Da parte vostra, prendersi anche Mancini significherebbe, ammesso che sia possibile, inserire la cioccolata o le fragole nel minestrone. Cioè, vede, il problema del sarebbe governabile una coalizione del genere. Questo bisognerebbe raccontarlo a chi se l'è perso. A me il problema non si pone, perché continuare su questi meccanismi credo sia divertente per chi lo ascolta, ma poco sostanziale per chi poi deve portarlo a casa. Pensare che sia difficile governare una città quando si fanno scelte non sulle casacche, ma sul problema. Il problema è la ricostruzione e la migliore delle ricostruzioni in città. Di fronte a questo, le appartenenze le lascio tranquillamente al centro-sinistra, che se le tenga. Quindi togliere i simboli completamente. Beh, togliere i simboli, mettere in testa le idee delle persone bene, i loro programmi, che qualcuno aveva definito anche insulsi o insulti, non mi ricordo, proprio in queste trasmissioni, appunto tutte e due, e oggi improvvisamente diventano programmi interessanti. Ma dai, insomma, il problema è che evidentemente si pensava di poter vincere al primo turno, non ci si è riusciti, nonostante qualche simpatico assistente o amico di Massimo Cialente lo abbia detto, Benedetti mi sembra, altri, però questo è testimoniato dal fatto evidentemente che il risultato non c'è stato. Ora, il recupero sulle altre liste credo sia un argomento sterile, è un'altra cosa parlare con le persone, parlare con quelli che hanno guidato queste liste e trovare i punti di unione su programmi che io non ho mai definito né inutili né insulsi. Quindi nessuna preclusione verso? Non ce l'ho né per quanto riguarda l'area della PDL moderata e non ce l'ho certamente né per quanto riguarda né Mancini né Vittorini né Di Cesare. L'ho detto decine di volte prima di arrivare al ballottaggio, figuriamoci se oggi adesso Debbo cambiare idea. 11 punti per vincere le elezioni, dove li troverà Massimo Cialente? Ma in mezzo alla gente, fra l'altro nell'elettorato naturale. Io non credo che sarà possibile
pensare, portare le persone a votare così come pacchetti di calciomercato. Esatto, si tratta di parlare con le persone, io credo di avere un risultato personale, perché se fosse vero quello che dice Giorgio c'è stato qualcosa dietro, vorrebbe dire che io sono riuscito a convincere anche suoi elettori, a darmi i suoi candidati da 750, qualche assunzione, qualche consiglio. No, dunque io voglio specificare anche un'altra cosa. Io non ho gestito assunzioni, se ne parla. No, non se ne parla perché non ci sono assunzioni. Ma da quali assunzioni? No, quelli delle macerie, no. Quelli assunti 37. Ah, non c'entrano. Beh, sono persone che vengono assunte e il più delle volte si sta cercando di fare un calmieraggio sociale, visto che ad altro non si sono preoccupati neanche nella regione, nella provincia, di aiutare gli orfani rimasti soli. Ma per su carità, questo abbiamo fatto addirittura le borse di studio, lascia perdere, non mi parla di quello che conosci, parla di quello che conosci, ma lascia stare, vai. Non sai neanche di che parli. Ma non sai neanche io di non che è, io non esercito potere, io ho governato e non ho esercitato potere. Certo, e il discorso è questo, anche perché i clientes non votano per altri. Discorso. Io mi preoccuperei al posto tuo di due cose. Com'è che in questa tua cosa non hai convinto prima gente come Vittorini o altri? Il discorso che io faccio è questo. Tu stai indubbiamente preoccupato, perché credo che già il dato di perdere rispetto alle tue liste ti fa sentire che l'analisi, la città ha un po' scelto. Però questo io invece pongo un altro problema. Analisi, tu ribatti molto su un aspetto: centrosinistra e centrodestra, secondo te, sono superati, non esistono. Io faccio due valutazioni. La prima è che a livello regionale non esiste la regione aperta, a livello nazionale non esisterà stato aperto. Esistono delle differenze fra centrodestra e centrosinistra e sono soprattutto valoriali, e la ricostruzione in quanto ricostruzione la fare tutte insieme la fanno i muratori, la squadra dei muratori, quei geometri e gli ingegneri, quelli lavorano indipendentemente da razza, colore politico e così via. Le scelte strategiche sono di destra o di sinistra anche all'Aquila? Sono non di destra o di sinistra, sono valoriali, e guardate giorno per giorno qualsiasi scelta si fa sulla base di alcuni valori di riferimento che per fortuna esistono ed esisteranno sempre, e che contraddistinguono il fatto che si sta insieme una parte rispetto all'altra, altrimenti salta l'essenza della politica. Io di questo sono convintissimo, che questa cosa sarà per sempre. È in questo momento in Europa è decisivo, basta vedere uscire dalla crisi, modello Merkel-Sarkozy o adesso il metodo Hollande e così via tutto il resto. Parlare come qualcuno parla del modello Monti, il modello Monti è un governo che in questo momento sta lì perché è una fase di commissariamento, ma non avrà alcun respiro di qui al 2013, oltre il 2013, quindi i valori vanno tenuti insieme, non si può fare questa cosa e mettere tutti insieme perché non funziona. Io non vedrei mai, come non ho mai visto, ma da Casa Pound ad esempio con Di Cesare o con l'Italia dei Valori, francamente la trovo una cosa un po' complicata, avrebbe un respiro cortissimo. D'altra parte l'esperienza governativa delle liste civiche prima, lei ricorderà il Melone, lei era molto giovane, fu la prima lista civica italiana a Trieste, andò incontro al fallimento proprio perché poi nel momento in cui tu metti gente molto per bene, veramente molto per bene, tutte insieme, ma senza una matrice, diciamo così, non unica, ma comunque abbastanza prossimale di valori, di visione della vita, di ispirazione, se pensi di poter mettere tutto insieme non è più la politica, allora tanto vale veramente chiamare due o tre tecnici, ma già hanno fallito perché li abbiamo chiamati la struttura tecnica di missione e ci abbiamo preso una trambata che non finisce mai. Meglio il riso in bianco del minestrone, allora. Beh, devo dire che è veramente un brodino riscaldato, per la verità, perché quello che dice Cialente è l'esatto contrario di quello che accade in giro per il paese. Mi pare che nelle ultime ore ci sia stato un segnale talmente forte sulla cosiddetta politica standard, tanto addirittura da portare alcune liste che mai si sarebbe aspettati, come quelle dei Grillini, a un ballottaggio, e mi pare che forse non si è accorto di quello che accade in Italia.
soprattutto perché Monti oggi governa, a proposito di valori, con il PD, il PDL e l'UDC, non so se se ne sono accorti in questa città quelli del centro-sinistra, e a proposito di valori mi chiedo come sia possibile governare, se questo è il criterio che loro hanno, un paese come l'Italia, con la gravità dei problemi che noi abbiamo, con il PDL, il PD insieme e l'UDC. E questo è... Confermato. Secondo te nel 2013 voterà insieme una lista siccome, PD, no, siccome UDC e sto PDL, dicendo, siccome non ti rendi conto che quello che sta accadendo in questa fase nel paese sta dando un segnale un po' diverso da quello che dici tu, perché parli di valorialità. La valorialità è sulle cose che fai. Evidentemente aver perso per te molti di quelli che ti seguivano nel 2007 è una trasmissione in diretta di un rifiuto di quello che tu dici. D'altra parte oggi mettere insieme le persone in una città dove i problemi sono ben diversi da quelli che tu prospetti, perché sono temi che ormai ripeti in maniera, diciamo così, quasi ossessiva, perché non avendo altre argomentazioni per dire che c'è una ricostruzione bloccata, qualcosa va pure inventato. E di fronte a questo è chiaro che bisogna pure inventarsi un sistema che tenda a definire all'interno di un luogo politicamente definito oggi questi schemi. Questi schemi sono stati già superati nel paese. L'ho già detto prima. Oggi nelle amministrative è evidente, e in questa città dove tu continui a dire che 8 candidati sindaci sono un eccesso, e io ho sempre detto invece che era una risposta. Sono un eccesso. No, l'hai detto prima nella trasmissione. Sono molti. No, l'hai detto prima nella trasmissione. Non un eccesso mai. Posso finire, scusa. Siccome hai detto che erano troppi o eccesso sono la stessa cosa, troppi o eccesso sono la stessa cosa, io non l'ho mai detto, per il semplice motivo che invece ho ritenuto che tutti quelli che hanno comunque avuto il coraggio, perché di questo si tratta, di candidarsi in una situazione così difficile, evidentemente hanno ritenuto che ciò che tu avevi fatto non fosse sufficiente per la città. Se no sarebbe stato, se no Mancini stava con te, se no poteva esserci Di Cesare già con te, voglio dire, la Blundo poteva essere con te, probabilmente se questo non è accaduto un significato l'avrà. E allora invece di parlare di minestroni, attenzione alle minestre riscaldate, che forse la città magari ne è un po' stufa. Minestrone anche il minestrone, se fosse come dici tu, la città è stanca, avresti preso tu il 40, no, io magari perché? Il 29. No, io magari se metto insieme anche il PDL il 40 ce l'ho già. Parliamo di questo. Anche di con insieme qualcun altro c'è il 52. E lo vedremo questo. Vedremo, 15 giorni, lo vedremo, ma non è. Con l'arrivo del PDL, io non c'ero, però, tu ce li avevi già che governavi, non lo so, tu governavi, non io. Con l'arrivo del PDL, sei tu l'uscente. Il progetto trasversale diventa meno trasversale e più politico? Piccone questa mattina ha detto ad Abruzzo Web, sosterremo De Matteis. Ma sosterremo De Matteis. Io mi aspetto anche che ci siano altri sostegni nei prossimi giorni. Di Giuliante magari. Giuliante non lo so, io non penso che abbia sostenuto più lui. Penso. Probabile. Da questo punto di vista, visti anche i risultati portati a casa, mi aspetto anche altro tipo di sostegno. Ma sarà più politico però, quindi sarà più verso un discorso appunto di coalizione veramente politica con i simboli, no, con no, i partiti. No. Io ho parlato di apparentamenti in maniera molto chiara, io sto parlando di cose che vanno oltre questo schema dell'apparentamento, della firma, dei notai. Perché l'apparentamento dei ufficiale notai, non conviene? Ma dei notai dove si dovrebbero andare a firmare degli accordi, ma insomma che poi magari non sono apparentamenti dal punto di vista. E le alleanze, diciamo tecnico. Così. Ecco, mettiamole così. Allora, siccome queste cose io le voglio mandare a casa, perché credo invece che la partecipazione ad una ricostruzione sia comunque dovuta in questa città al maggior numero di persone, se questo non è, allora magari a qualcuno gli è stato pure già proposto di andare, dicono, ma insomma lascia il tempo che trova di andare dai notai a firmare accordi. Per quello che mi riguarda invece, se l'idea è quella di aprire la città ad un confronto reale, che ci possano essere da parte del PDL, qui il problema è fare un salto culturale, questo sì di grande valore, un salto culturale per una storia della città che è epocale, quindi di fronte a questo ancora rinchiudersi nello schema io sono bravo perché sono di centrosinistra, gli altri non sono bravi perché non sono di centrosinistra, lo lascio volentieri a chi ancora vive di questo tipo di ricordi. Beh, sono due visioni assolutamente inconciliabili che si sfideranno tra 15 giorni. Ci terrei a dire, c'è un centrosinistra in questo momento all'Aquila e ieri è emerso con chiarezza che c'è un centrodestra. Perché il momento in cui tu vai da Casa Pound, centrodestra o più centrodestra? No, tu vai da Casa Pound. Ma si sono diversi centrosinistra. Chiedo scusa. Ma l'Italia dei Valori dov'era? Non era con te? In questo momento il centrosinistra si è presentato, come è successo a Palermo anche. Ad esempio a Palermo addirittura si va al ballottaggio, l'Italia dei Valori e l'esponente che ha vinto le primarie. E anche egli proveniente dal, quindi è un po' diverso dagli schemi che dici come, non è un caso che all'Aquila è venuto
Di Pietro ha detto che per lui ha un assoluto valore ancora. Ha detto anche che la città è stata mal gestita. La fotografia di Vasto. Cioè, voglio dire, adesso se stiamo a prendere in giro le persone dicendo che in questo momento, poiché il governo Monti è in una fase transitoria di vero e proprio commissariamento della politica italiana per la crisi che attraversa, nel 2013 io darò ragione pubblicamente qui, diciamo, appuntamento, se si presenterà, certo, se si presenterà un listone PD, UDC, Terzo Polo con il PDL, io verrò qui con la cenere in capo e chiederò scusa, ma di che parliamo? Alla regione si candiderà il centrodestra e prenderà una batosta come l'ha presa all'Aquila, e si candiderà il centrosinistra, perché questa è la sana politica, come in Francia hanno, si sono candidati socialisti nei confronti. Ma non sono schemi, non esiste in nessun posto al mondo. In America esiste la visione dei democratici, la visione dei conservatori, in Inghilterra c'è l'Abori, i liberal e ci sono i Tory. Voglio dire, è normale che si cerchi di stare insieme visioni diverse dalla vita, che vengono addirittura dall'epoca della rivoluzione francese. Adesso siamo arrivati noi e, come dice Mantini, nell'epoca dei Monti è cambiato tutto, c'è il commissariamento, è come nel dopoguerra. Ma perché? Ma nel dopoguerra quanto tempo durò? Ma non ci credo, perché io credo alla politica vera, che è un fatto valoriale, è un fatto di visione della vita. E pensare che la ricostruzione sia neutra, sia neutra, è sbagliato. Si faranno le più grandi scelte sul piano regolatore, ricostruzione, dandogli una targa, se possibile. Non so le case da ricostruire, quello tu chiami i muratori, una squadra di muratori, imprese in cui ci stanno. È interessante, io non faccio il mago di Oz che prevede il primo già round, No, ma non faccio il mago di Oz come fa lui, cercando di capire chi andrà a vincere le elezioni alla regione, chi le vincerà in Parlamento. No, io tifo, noto, non solo noto prevedo oggi, ma si candiderà De Matteis, ma per la verità io veramente vorrei andare a fare il sindaco al posto suo, perché credo che sia meglio. Lascio volentieri che faccia lui. Ti tocca riprovare la regione, ti lascio volentieri alla regione, magari conosci un po' meglio i panorami politici. Questo è solo il primo round, andiamo in chiusura, il mago. Vi chiedo dei pronostici secchi, facciamo una sorta di rubabandiera. I voti di Mancini dove andranno tra 15 giorni? I voti di Mancini, diciamo i voti dell'Italia dei Valori, penso che verranno su di me. De Matteis? Credo che le previsioni siano completamente sballate le sue, non ce ne accorgeremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Vittorini e Di Cesare, mettiamole assieme. Ma Vittorino Di Cesare, io ho detto prima, io non ho mai definito i loro programmi inutili e insulsi, come ha fatto Cialente nell'incontro che abbiamo fatto qua. Oggi magari chiamare qualche candidato di questi e dirgli che i loro programmi siano interessanti dà anche il metro e il valore, soprattutto, di come si è governata questa però città. Però è troppo semplice chiamarli adesso che hanno un 10% in due. Appunto, il problema è che io non li ho chiamati adesso, ci parlavo da ieri. Forse anche questo è il motivo per cui oggi non sono con Cialente. Vittorini e Di Cesare, chi sosterranno? Quindi addirittura questa cosa parte da lontano, tutto studiato, potevate stare all'inizio. No, tu hai studiato e con te, qualcuno del centrodestra, no, facciamo, hai molto studiato. Facciamo, guarda, già hai il fatto di doversi rifugiare in questi gossip, no? Che no, non sono dati, Massimo. No, scusa, li puoi vedere solo perché tu sono dati non hai più una concezione in questo una concezione di valori che per me sa Mussi. Per quanto riguarda il voto di Cesare, andiamo al voto. Io penso il voto degli elettori di Cesare, non mi piace dire il voto di Cesare, perché non esiste il voto di Cesare. Neanche lui lo dice, lui dice appello per l'Aquila. Oh, il voto di appello per l'Aquila, o meglio delle due liste, di quegli elettori, penso che naturalmente verranno su di me. Io pensare che, da come li conosco, le persone possano pensare di andare a governare chi stava con Casa Pound in una visione dei valori, chi stava con te. Scusa, e in una visione dei valori non ci arriva. Invece chiaro, in una visione te. Tutti insieme si può organizzare un grande recupero. Tanto peccato che il primo giorno in cui si deve decidere se Piazza d'Armi è in un parco, lo dico all'Aquilana, è un parco o un business park, e lì esce la differenza. Col centrodestra è un business park quei palazzi, e con te è una bella pataccata con la piastra di cemento, con la piastra di cemento, abbiamo aperto le buste, con la piastra di cemento, una bella patacca di cemento di 1.800.000 euro, la patacca falsamente inaugurata per fare un po' di scena. Ex assessore della metropolitana, tu sei quello che non ha mai usato
i soldi che hai avuto dalla regione e te ne renderai conto nei prossimi giorni di quelli che non hai mai voluto utilizzare. A prenderli, non fare il furbo a utilizzare i soldini per fare le piastrelle di cemento. Quei soldi sono un'altra cosa. Sindaco, per piacere. Sulla sparizione, la piastra di cemento. No, che rischio. Sulla piastra di fermare di alcuni soldi. Lo potremmo credere a una grossa dirigente regionale. Potremmo chiedere a te, probabilmente. Potremmo chiedere a te la conoscenza di dove sono andati a finire i soldi che ha il comune. Sarebbe interessante. L'ultima domanda. Ci stiamo facendo le strade. L'ultima domanda. Sì, sì, le ho viste. Certo. È la più semplice, in realtà. Il PDL chi voterà? Il PDL voterà, io credo che una parte del PDL si orienterà su De Matteis, un'altra parte, non perdonando alcune cose forse a chiodi in una difesa della città, potrebbe succedere che alcuni elettori del PDL non votino Giorgio, perché lo scontro vero è stato, questo è stato un referendum pro o contro Chiodi, pro o contro Fontana, e credo che Chiodi, il vero sconfitto non è tanto Giorgio in questa situazione, vero sconfitto è Chiodi. Beh, siamo proprio alle farse. Ultima domanda, sì. Pochi secondi. Prego. Chi voterà il PDL? Beh, il problema è che chi ha votato Cialente lo sa già, lo sappiamo già, d'altra parte basta andare a vedere nei seggi chi ha, posso dirlo all'Aquila, scapicollato il PDL, ha già votato Cialente, quindi il danno l'ha già fatto. Se andiamo a vedere dentro le liste ci renderemo conto che non possono non venire su posizioni moderate, che non sono quelle di un governo della città ipocrita, che negli ultimi tempi, facendo cadere questo velo di ipocrisia, ha dimostrato come un giorno era Chiodi, un giorno era Monti, un giorno Barca, un giorno Berlusconi, un giorno Letta, tutti amici di Cialente un tempo, oggi non più, però ci troviamo con un piano di ricostruzione che non ne esiste, con questo, il comune bloccato e con tante situazioni fermiamoci che faranno la differenza. Fermiamoci al voto. Se ricominciamo. Non esiste. Le darò la relazione che il governo ha fatto fare ai grandi anche architetti, anche prendono i grandi e incartano il tuo Fontana, ma fallo vedere fermiamoci, magari al tuo assessore ex qua. Alla ricostruzione, grazie a Dio. Sarà grazie il nuovo a Dio. Sarà assessore anche alla prossima. Assessore ex alla ricostruzione. Vi annuncio che sarà assessore e questo è un altro dei motivi per non votare Cialente, grazie a Dio. Meglio che avere Fontana, questo te lo sei scelto tu, come vedi, te lo sei scelto tu. Io ringrazio e il tuo amico Lolli, ringrazio tu il suo tu sei l'uomo che sei, l'ha fatto lo zerbino. Giorgio, avete perso, avete fatto lo zerbino. Tu hai fatto perdere Chiodi. Sei stato lo zerbino di Chiodi, Fontana. Ringrazio Massimo Cialente, sindaco uscente. Grazie. Ringrazio Giorgio Matteis, candidato alla Città Aperto. Primo round finito, alla prossima round, appunto, puntata.